Vittoria di fondamentale importanza per la Juventus di Thiago Motta, che trova una vittoria quasi sperata. Sembrava l'ennesimo 0-0, sembrava l'ennesima partita che non doveva sbloccarsi con un giro palla innocuo per la Lazio, che nonostante l'espulsione di Romagnoli nel primo tempo poteva gestire questa Juventus poco pericolosa, ed invece alla fine arriva il classico classico autogol, un gollonzo, diciamo così, un autogol di Gila che risolve i problemi di un Thiago Motta che stava cominciando seriamente a pensare come poter risolvere questa problematica del gol. E quindi la Juventus che trova i tre punti, analizziamo oggi qui insieme su FCM News Sport. Io, come sempre, vi ricordo, iscrivetevi al canale, soprattutto lasciate un like, perché questo like è più che altro sono per i tre punti di questa Juventus che riesce, nonostante una partita difficile, a portare a casa tre punti fondamentali intanto, perché partiamo dal primo motivo, tanto perché la Juventus doveva, dopo lo 0-0 con la Roma e quello col Napoli, far capire che in un chiamiamolo big match doveva dare un'impronta importante, doveva dare un segnale importante, e questo lo è stato, questa vittoria più che altro lo è stato. Certo, agevolata da che cosa? Da un primo tempo in cui Romagnoli decide con una follia di farsi espellere, e lì la partita è decisamente cambiata. Lì la Juventus ha trovato molto più spazio e lì la Lazio si è chiusa. Si è totalmente chiusa, ha giocato soltanto di ripartenza. È stata una Lazio che si è chiusa a tal punto che poi a lungo andare doveva sfiancarsi, e alla fine è rimasta sfiancata, perché da un lato, da quel lato, Nuno Tavares aveva fatto praticamente le cose incredibili, sbroccava e andava avanti in una maniera incredibile con un Savona che è stato costretto all'ammonizione e poi alla sostituzione per tenerlo. Però per risolvere le problematiche della Juventus è dovuto intervenire un Gila che evidentemente non era poi lucidissimo, perché quando fai una partita così tanto tempo tutta sulla difensiva, a Torino lo si sa, visto che per tanti anni la Juventus ha giocato così, alla lunga poi il gol purtroppo lo prendi. Ed infatti la Lazio lo ha preso, con una Juventus che... chiaramente ricordiamoci, la Juventus super incerottata, perché sulla tre quarti non c'è il classico Kuhn-Meiners, ma c'è Douglas Luiz, che ha fatto una partita per risollevarsi, ed è una partita in cui secondo me ancora Douglas Luiz vediamo un po' di ruggine, vediamo un Douglas Luiz che ogni tanto cerca la giocata di troppo per mettersi in evidenza e poi magari tende all'errore per questo, però un Douglas Luiz che secondo me alla lunga si riprenderà in questa Juventus. Un Locatelli che ogni tanto invece, quasi per paura, tende spesso ad andarla più dietro che davanti, e lì il pubblico ha ricominciato a fischiare Locatelli, cosa che ormai non vedevamo da un po' di tempo. Abbiamo visto un Vlahovic poco servito e una difficoltà evidente degli esterni di saltare l'uomo. È stato una Juventus che ha avuto delle difficoltà, è mancato Nico Gonzalez, sono mancati i guizzi di Nico Gonzalez sulla destra, così come è mancato il cambio nel secondo tempo. Se anziché entrare con Cesao entra Guea, la differenza si vede, perché con Cesao è uno che salta l'uomo in regolarità, Timothy Guea è uno che non salta mai l'uomo, Timothy Guea non ha saltato neanche una volta l'uomo, e quindi il giro palla della Juventus a un certo punto era diventato estenuante, era diventato un continuo giro la palla senza che gli esterni riuscissero a saltare mai l'uomo. Prima c'era Cambiaso un po' più alto che cercava in qualche modo di fare qualcosa ma non ci è riuscito, nel secondo tempo è entrato Timothy Guea, ma le cose non sono cambiate né da un lato né dall'altro, perché neanche Ildiz è riuscito a illuminare più di tanto. Abbiamo visto anche l'esordio di Azic, giocatore che evidentemente ancora deve prendere il ritmo Juventus, però questa è una vittoria che serviva veramente tantissimo in vista di quello che poi sarà la sfida di settimana prossima, perché ricordiamoci che la Juventus settimana prossima giocherà contro l'Inter di Simone Inzaghi, contro l'Inter che è chiamata domani a giocare con l'altra romana, ossia la Roma. E ora diventa interessante la cosa, perché? Perché la Juventus con questa vittoria va a 16 punti, praticamente a pari punti col Napoli, e vedremo il Napoli cosa farà domani, ma l'Inter è a 14, e quindi se l'Inter non dovesse vincere domani contro la Roma, o perdere o pareggiare, la Juventus arriverebbe sopra l'Inter in questo scontro diretto, e quindi è chiaro che giocare a San Siro contro i campioni d'Italia con un risultato positivo sarebbe niente male. È una Juventus che va a 16 punti insieme al Napoli, scavalca il Milan. Oggi abbiamo visto un Milan
diciamo con qualche piccolo svarione dell'arbitraggio, con un rigore, o meglio con un gol annullato clamorosamente secondo me all'Udinese all'ultimo secondo, ma vabbè, quella è un'altra storia, ne abbiamo parlato nel post partita di Milan-Udinese. E poi appunto stacca la Lazio, Lazio e Juve erano insieme a 13 punti e la Juventus l'ha staccata. È una Juve che secondo me fa fatica quando le squadre si chiudono. Cioè è evidente che fa fatica quando le squadre si chiudono, quando le squadre sono tutte sulla difensiva. E oggi la Lazio lo era in virtù della scellerata espulsione di Romagnoli nel primo tempo. Beh, lì fai fatica. E quindi o è il guizzo del grande giocatore, quindi il Conceição, Ildiz, Nico, che ti fanno la giocata, ti saltano l'uomo e fanno la giocata, oppure è complicato. E infatti oggi quella Juve è stata una partita molto complicata, è stata una partita difficile da sbloccare, è stata una partita complicatissima da sbloccare, in cui addirittura Vlahović alle volte non gli arrivava mai un pallone, allora doveva ogni tanto andare fuori dall'area, cercare di andarsela a prendere fuori dall'area e cercare di tirare da fuori aria, perché era veramente difficile creare occasioni da gol, era veramente difficile e complicato creare delle situazioni di gioco in virtù del fatto che non c'era nessuno e saltava l'uomo. Era questa la vera problematica. Marusic sul lato sinistro ha bloccato quasi sempre Kenan Ildiz, a destra Cambiaso prima e Wea dopo non sono riusciti mai a saltare l'uomo. Sulla tre quarti Douglas Luiz è sempre mancato quel guizzo, ha sempre fatto il compitino e poco altro. Turam non è riuscito mai a imbeccare il compagno, insomma era veramente molto difficile far male alla Lazio. Ci è voluto appunto un cross in mezzo di Cabal sporcato da Ghila, che ha abbattuto il suo portiere Provedel, e quindi è arrivato il gol dell'1-0. E quindi succede che di queste tre partite di cui abbiamo parlato in settimana, sia Lazio, Stoccarda e Inter, che erano fondamentali, beh, la prima è andata. E questo è un grande risultato per la Juventus. Ora la speranza è che possano recuperare gli infortunati, perché una Juventus con Conceição, con Nico, con Kubminers è un'altra Juve. E soprattutto la cosa che fa più piacere è che la Juventus torna a non subire gol. La cosa più importante, perché l'unico gol subito quest'anno è su calcio di rigore. E quindi evidentemente vuol dire che la Juventus a livello difensivo continua a essere imperforabile. È una Juventus quindi che vince 1-0 e che è momentaneamente prima a 16 punti al pari dell'Inter, al pari del Napoli, grazie all'autogol di Ghila.